qui c'è un momento del calcio italiano, la corsa più bella del calcio italiano probabilmente, che tu arbitravi, no? Perché io ho arbitrato questa partita, questo è un signor allenatore, devo dire. È un signore anche. È un signore davvero, nonostante sia stato protagonista di qualche polemica con arbitri, sia stato accusato di difensivismo, di essere invece un allenatore che ha fatto giocare le squadre anche molto bene. E questo è un Brescia-Atalanta, che è un derby sentito a Brescia, e il Brescia perde in casa 3-1 e il pubblico dell'Atalanta diciamo che lo beccava un pochettino. Lo punzecchiava. E Baggio segnò il 3-2. E lui gliela promise anche. E lui bolliva come una pentola. E gliela promise. Se pareggiamo vengo. E Baggio fa il 3-3 e vedo lui partire con questo, credo sia Menichini, questo si chiama... tempo si chiama Piovani, era il direttore, il dirigente, vice allenatore, che hanno cercato, rischiando la loro incolumità fisica, ma se li ha trascinati anche per un po', cioè, proprio calpestati, portati, ed è arrivato là sotto, tra l'altro passando davanti alla panchina dell'Atalanta, e lo vide passare come un fulmine, omone di 90 kg, cioè, certo. E niente, poi tornò dietro, io andai là e non disse niente, perché lui disse: so già, lo so già, vado via. Il tunnel, ando via, lui...